hanno vinto il primo caldo primaverile e la Santa Pasqua. Teramo ed Angizia, poco mancava che si scambiassero sul campo il classico uova pasquale con tanto di sorpresa, dopo un incontro giocato su ritmi blandi e non è un poco spenti. Insomma, entrambe non hanno faticato minimamente nel raggiungere rispettivamente quota 40 e 24 in classifica, con i teramani che vedono ora annullato il più in media inglese ed i marsicani aumentare le possibilità di raggiungere la salvezza. Per tutte e due, quindi, si tratta di rincorrere un obiettivo comune, e cioè la vittoria di un campionato. Sì, per il Teramo questo di C2, e per l'Angizia pure, visto che rimanervi per l'anno prossimo è un traguardo ambito quasi quanto quello che il Teramo di Rumignani sta ottenendo. Ora sono soltanto due i problemi che assillano il Teramo, edizione ultimi scampoli di campionato, questa media inglese che va scendendo verso il meno e il to be or not to be della panchina del prossimo anno. Quel che può dispiacere in un campionato d'oro come quello dei biancorossi non sono le sconfitte, che in un torneo sono da preventivare, quanto il rammarico nel vedere una media inglese che da più tre delle prime giornate del ritorno è scesa a zero alla nona, lasciando pochi spiragli alla possibilità di partecipare alla domenica sportiva di Tito Stagno a fine maggio, quando il Teramo dei record finirà la sua cavalcata in testa alla C2. Ma il più bello è rappresentato dalla Margherita da sfogliare nel tentativo di sapere quale sarà il destino di Giorgio Rumignani l'anno 21 e con esso quello della panchina teramana nel torneo di C1. Ridda di voci si assiepano attorno alla destinazione del friulano l'anno prossimo, alimentando polemiche su come la società avrebbe dovuto gestire il rapporto con il mister, oppure dividendo in colpevolisti ed assolutori la tifoseria sul comportamento del trainer teramano. Comunque vadano le cose, una sola realtà emerge da tutto ciò, che indubbiamente a campionato ucciso e praticamente vinto con largo anticipo non resta altro che parlare di qualcos'altro. E cosa c'è di meglio se non questo argomento? Immancabilmente bisogna riconoscere che nel prosieguo degli anni sportivi di Teramo e dalle vicende legate alla squadra di calcio, il nome di Rumignani resterà scolpito sui colori biancorossi nel bene e nel male, ad indicare quanto quest'uomo abbia lasciato la sua impronta sulla città e come la sua arte del paradosso abbia ammaliato un po' tutti. Tuttora, nel momento in cui l'interesse teramano è volto al calciomercato per l'anno prossimo, lui, Giorgio il Conquistatore, tiene desta ancora una volta alla piazza con il classico dilemma: resterà o non resterà? Riflettiamo che è un momento delicato per le sorti dei colori biancorossi. Ci sono cose più importanti a cui pensare o di cui preoccuparsi. Più importante del nome dell'allenatore dell'anno prossimo è il problema del campo sportivo, di gran lunga più assillante e più limitante della grossa impresa che sta compiendo il Teramo. Una cittadina che è ormai abituata a vincere, ma a vincere cosa? È il secondo campionato della storia calcistica che Teramo conquista. Finora solo contentini o vittorie di tappa insignificanti. Ebbene, vogliamo che il primo vero campionato che il Teramo si accinge a disputare lo debba giocare in campo neutro per delle mancate promesse o per le solite inadempienze comune denominatore di tutte le amministrazioni? Riflettiamo su tutto ciò ed allora vedremo di considerare poca cosa il fatto che sulla panchina non sieda più Rumignani o meno, o che il Teramo pareggi in casa con l'Angizia, nel momento in cui l'assenza di un impianto degno di una città che tutti definiscono borghese, ma in base a cosa poi, costringa noi tutti a gioire in misura minore per un campionato vinto, ma cosa dico, stravinto. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not a